Ciao ragazzi, sono Dittoni che fa cose. Oggi partiamo con la terza parte, sarà un pelino più breve, spero, delle altre. No, ma neanche spero, cioè è una parte che voglio aggiungere perché sono riuscito a riprodurre il vetrino che si è spezzato durante la spedizione. L'unico piccolo problema, non so se riesco a ingrandire abbastanza. Sì. Che è all'interno, che l'ho fatto non completamente corretto e quindi devo rifarlo. Qua c'è un piccolo spazio. E ho detto, visto che devo rifarlo, lo facciamo assieme. In pratica, cosa ho fatto? Ho preso di recupero un pezzo di plastica trasparente. Sapete quella delle confezioni? Non so se ve lo faccio. Guarda, è proprio quella dei Gunze, tra parentesi. Questa plastichina qua. Che era abbastanza spessa, perché il foglio d'acetato che avevo io, che è questo, oltre a avere le righette, non riusciva a prendere la forma della plastica. Quindi adesso cosa devo fare? Io ho il mio, adesso dove è finito, qua è tutto trasparente, non si vede, eccolo qua. Ho il mio, la mia piccola dima adesso, qui. Cosa faccio? Me la devo riprodurre e sistemare, quindi prendo un pezzo di scotch. L'appiccico sopra e la applico sopra al mio pezzo di acetato, no, acetato, sì, di plastica trasparente. Così. Così ho la mia bella dima adesso e uno non la butto via e se devo fare più prove posso farlo tranquillamente senza dover per forza riprodurla da zero e posso evitare di posso correggere la parte che devo fare che devo correggere se vi... che come sto parlando correggo la parte che vi ho fatto vedere prima, insomma qua i due pezzettini di cuiro rotto e iniziamo a piano piano a riprodurla la parte sopra, cioè la parte superiore del visore era perfetta. Considerate che ho fatto giusto giusto 3-4 prove. Il brutto è che magari appoggiandola sul tavolo e spingendola sul tavolo faceva un effetto molla, quindi ne ho persi tipo 2-3 in giro. È abbastanza frustrante come cosa perché magari arrivavo al punto di fare le prove, attaccarlo. A dire, ah, cacchio, è perfetta, poi mi saltava in aria e la perdevo completamente. Non è difficile, è solo una questione di grossa, grossa, grossa precisione. Ok, adesso la parte quella tosta. Adesso vuoi allungargli un pelino la parte sottostante, quindi magari partiamo da qua. Sto magari un pelino più alto di prima, cioè più basso. Così posso giocarmene un attimino e sistemarmene in un secondo momento. Credo si veda abbastanza il processo. Comunque sì, sarà un video dedicato a questo fondamentalmente. Ecco, adesso la dima si è staccata. Perché ovviamente ho fatto il contorno dello scotch. Oh, cosa è caduto? Mi si attacca. Porca troia, mi si attacca con i pezzi sulle braccia, quindi va bene. Ho il mio stencil fatto, e adesso lo ripassiamo per benino.
Sì, all'incirca ci siamo. Mi sembra sbagliata in un punto. Vediamo se mi porto un attimo sul bordo del tavolo, che la faccio quella. Già più sotto gli occhi. Scusate, ma solo un piccolo passeggino veloce. Ok, dovremmo esserci. In grosso modo. Adesso con la mia pazienza e una limetta uso la parte del manico, che non è un manico, ma la parte rotonda, per appunto arrotondare la parte abbastanza. Ok, dovremmo più o meno esserci. Facciamo un test di prova, vediamo se ci sta. Direi meglio del previsto. Ha bisogno solo di una piccola aggiustatina sulla parte bassa perché è storta, e direi che ci siamo. Non è che tanto storta, eh. Direi che è venuto fuori molto 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 bene. Adesso gli do giusto giusto una piccola sistemata, e adesso voglio vedere se fa l'arancione, perché sinceramente l'idea di averla trasparente così non è che mi dispiace, eh. Non so, magari me lo scrivete nei commenti. Tanto questo sarà uno dei video più corti della serie, la metterei come, neanche come terza parte, magari faccio seconda parte bis, oppure va, sì, la metto come terza parte Ami. Però sì, sono, come dire, molto molto soddisfatto, anche perché è la prima volta che cerco di riprodurre una cosa, a parte che era semplice come cosa alla fine, vabbè, non è che devo riprodurre un braccio, solamente un piccolo vetrino, una dima e via. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi è meglio lasciarla trasparente o fare l'arancione. Devo capire anche come riprodurre poi l'arancione trasparente, perché non ce l'ho. E magari se avete qualche consiglio, ben venga. E vediamo intanto, facciamo l'ultima sistemazione di questo pezzettino e lo mettiamo così, siamo belli, tutti belli contenti. Eccolo. Ma cacchio, è venuto fuori veramente bene, sono proprio contento. Proprio contento, davvero. Bene, per oggi è tutto e ci vediamo. Se avete qualche consiglio o secondo voi lo faccio arancione o lo lascio trasparente, scrivete pure nei commenti e ci vediamo al prossimo video.